Il grande dono di Dio, raccogliere tutti gli uomini in una sola famiglia. Il grande sogno di Dio, farci partecipare tutti alla sorte dei santi nella luce. Questo dono bellissimo determina per noi credenti un compito, quello di raccogliere questo dono nella fede, ma anche un impegno, farsi missionario con la risposta di ogni giorno. È il filo conduttore questo della parola di Dio testé annunciata. Tre passaggi mi colpiscono. Dio è padre di tutte le genti. Io verrò a radunare tutte le genti. Il profeta Isaia, con questa visione, ci presenta l'orizzonte universale di Dio. Ha un progetto di salvezza per tutti. Lui stesso, sacerdote, desidera radunare tutte le genti, renderle popolo e condurle a vedere la sua gloria. La presenza e la epifania del Signore rende questa umanità, nel suo santo viaggio, luce del mondo e offerta al Signore. I cristiani sono sacerdoti inviati in questo mondo come messaggeri della gloria di Dio. Secondo passaggio, Gesù passa insegnando. Dio, grande educatore del suo popolo, che con Gesù proclama la parola, annuncia il progetto, rispetta i tempi della maturazione dell'uomo, istruisce attraverso la correzione. Chi educa e chi viene educato conosce la fatica della correzione. Il brano della seconda lettura presenta il tema della perseveranza, virtù indispensabile nelle prove. Le prove, difficoltà, sofferenze della vita, che fanno parte del piano pedagogico di Dio, non devono essere viste in senso punitivo, ma come luogo e momento dove la fede è chiamata a crescere come Cristo, che imparò l'obbedienza di ciò che patì e divenne causa di salvezza per tutti coloro che gli obbediscono. Terzo passaggio, vedranno la mia gloria. Il Signore ci ama, ci accompagna per portarci a valorizzare la parte migliore di noi stessi e partecipare alla sua stessa santità. La santità di Dio, partenza e realizzazione e compimento del suo piano salvifico. Noi bussiamo e preferiamo passare per tante porte spaziose, larghe, sbagliate. L'Evangelista Luca oggi ci presenta una porta stretta come sola via per entrare nel Regno. La porta è stretta non per ridurre il flusso delle persone. Ecco la domanda, Signore, sono poche le persone che si salvano? È stretta per indicare la novità, la centralità, la essenzialità di Cristo porta. Chi entra attraverso di me sarà salvo. Gesù non risponde alla curiosità della domanda, anzi, con la sua parola scuote il nostro disimpegno, la nostra presuntuosa sicurezza di sentirci a posto, di sentirci arrivati, di sentirci salvi. Gesù pone l'attenzione sul presente della nostra fede e ci dice: sforzatevi. La fede allora è impegnativa e personale, e l'ingresso nel Regno richiede lotta e determinazione, conversione del cuore e della vita, come corretto itinerario evangelico. Ogni giorno ci è dato per riconoscere la salvezza come dono offerto a tutti da Dio, origine e compimento della salvezza. Per accogliere questo dono nella propria vita e con l'aiuto della grazia farlo fruttificare. Per vivere la propria fede e appartenenza alla Chiesa come testimonianza di vita personale e comunitaria. Carissimi, cristianesimo e Vangelo non sono facili, sì però felici. Abbiamo una grande rassegna di tanti testimoni, i santi,
il cui esempio appare luminoso, incoraggiante e possibile. Noi qui nel santuario ne custodiamo uno e ne veneriamo uno, San Pompilio. Un educatore, un sacerdote, un santo, figlio di Giuseppe Calasanzio, il fondatore nel 1597 a Roma della prima scuola pubblica popolare gratuita cristiana di Europa. San Pompilio, un educatore che come Dio è educato al gusto e al genio di Dio. Un sacerdote come Gesù che ha annunciato la gloria di Dio e l'onore suo alle genti. Un santo che ha camminato per la via stretta con la frequenza dei sacramenti, con la santa orazione, col fuggire il mondo e perciò all'eternità. Ci aiuti il Signore a percorrere anche noi la strada stretta del Vangelo che ci fa riconoscere la voce del Maestro per arrivare come San Pompilio e tutti i santi alla gloria del Paradiso. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. Salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Animati da questa fiducia, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, sulla parola di Gesù e sull'esempio di San Pompilio, si manifesti al mondo come casa aperta per tutti gli uomini desiderosi di incontrare il volto di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli insegnanti ed educatori, con il loro ministero educativo siano guide amorevoli ed esigenti, aiutando gli alunni nel dialogo cultura-religione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i ragazzi e i giovani, perché interrogandosi sul senso della vita possano rispondere alla chiamata del Signore, impegnandosi al bene della società e della Chiesa. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le nostre comunità civili ed ecclesiali, con adeguati progetti sappiano accogliere i poveri, soccorrere gli ammalati e sostenere gli anziani. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra Chiesa di Lecce e il suo pastore, sia attenta, accogliente e ospitale di quanti trascorrono periodi di ferie nella nostra terra e sul nostro mare. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni del tuo premuroso intervento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel Vangelo di oggi Gesù ci ricorda che il cristianesimo è per i forti, i generosi, i costanti, non per i deboli, i superficiali. Non basta appartenere al popolo cristiano per essere sicuri di entrare nel regno di Dio. Gesù condanna chiaramente un cristianesimo di anagrafe, fatto solo di devozionalismo all'acqua di rose senza spina dorsale. Diceva Sant'Ignazio di Antiochia: è meglio essere cristiano senza dirlo piuttosto che dirlo senza esserlo. Il Vangelo non è un privilegio, ma richiede coerenza
È necessario seguire Cristo anche attraverso la porta stretta. Non abbandoniamoci alla mediocrità. Non trasciniamoci più con un'anima scolorita. Accogliamo la scossa del Vangelo per ritrovare un'anima più vera e più viva. Un'anima genuina, festosa e festiva, che conosca il fremito del bene, la gioia della vita, la pienezza dell'amore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, che ti sei acquistato una moltitudine di figli, con l'unico e perfetto sacrificio del Cristo, concedi sempre alla tua Chiesa il dono dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, Creatore Padre, per Cristo Signore nostro. Noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria.